oggi è un giorno particolare per Palermo. Gli avvocati palermitani insieme agli avvocati italiani hanno celebrato le pari opportunità nel rapporto uomo-donna in un convegno molto importante che si è svolto in città. Questa sera la premiazione Donna Attiva, con l'impegno di pluriennale che si è poc'anzi richiamato nel riconoscere il ruolo della donna nella società siciliana. Purtroppo i dati vengono dalla Banca d'Italia, dove c'è stata presentazione del rapporto sull'andamento dell'economia siciliana. I dati ci dicono che ancora troppe poche donne hanno spazio nel mondo del lavoro. Abbiamo circa 13 punti percentuali in meno rispetto alla media italiana ed europea. C'è tanto da fare, quindi anche queste iniziative servono a spingere al progresso della società. Come sempre è un'edizione dedicata alle donne che con determinazione, con coraggio, con professionalità e soprattutto con molta caparbietà si impongono, diciamo, per raggiungere le loro ambizioni. E non è facile, però come si sa, la donna nella società ha avuto sempre un ruolo particolare e quindi noi con l'Associazione Donna Attiva abbiamo questo obiettivo: aiutarle a portare avanti le loro ambizioni, il loro successo, anche per essere un punto di riferimento valido per chi verrà dopo di noi, per le nuove generazioni. Amiche Tifose Rosanero è un gruppo che ho creato nel 2016, quando il Palermo era retrocesso, penso un po'. L'idea mi venne perché allo stadio, sotto il picco del sole di agosto, vidi che c'erano più donne che non uomini. Allora decisi di creare questo gruppo di sole donne, che in effetti è unico in Sicilia. Ed è cresciuto nel tempo. Nel tempo è cresciuto ed è molto bello, perché ogni donna è libera di esprimere le proprie opinioni senza paura delle critiche dei maschi, perché purtroppo per un retaggio storico ancora c'è qualche maschio che non crede che le donne possono essere anche competenti.